chiamo ragno. Cosa ha nel portafogli? Patente di guida, una tessera, niente! Ok, amico, e nella valigia cosa ci tieni dentro? Nella valigia proprio niente. Ah, non c'è niente, eh? Davvero, solamente calzini, biancheria. Guarda nella valigia. No, vi prego, aspettate. Sì, con comodo, aspettiamo. Calzini e biancheria. E questa cos'è, ragazzi? Una festa privata o posso parteciparvi anche? L'uomo ragno. Dai, che ce la filiamo! Via! Via! Molto bene, ragazzi. Cosa? Ora rimarrete qui fino all'arrivo della polizia. Grazie, uomo ragno. Ho avuto fortuna. Hai salvato queste gemme rare. Non c'è di che. Wow. Di nuovo grazie. E chiamerò la polizia. Ragazzi, verranno un sacco di soldi. Ci ha fregati un'altra volta. E così tu salvi una grande fortuna e ti accontenti solo di un grazie. Cosa? Al Hunter è il mio nome. Carriera e successo sono il mio lavoro. Con tutto il tuo talento, che cosa ne ricevi in cambio? Niente, catturo delinquenti. Sono solo un bravo ragazzo. Ah, peccato. Tu stai sciupando il tuo talento. Lo stai gettando via. Potresti avere molto denaro per tutto quello che sai fare. Hai in mano una grande fortuna. Davvero? Grazie comunque. Pensami in futuro e tieni il mio biglietto da visita. Potrà servirti. Zia, ti piacerebbe una vacanza alle Hawaii? Ma certamente che mi piacerebbe se non costasse tutti quei soldi. Buon compleanno, zia May. Oh, caro. Peter, è un pensiero bellissimo. Il mio talco preferito in offerta speciale. Non mi è venuto in mente nient'altro che possa piacere. Oh, va benissimo, Peter. E questo naturalmente ci porta all'uomo ragno. Sì, l'uomo ragno, che negli ultimi 10 anni è stato uno dei guardiani chiave della Grande Mela. Ha combattuto tanti criminali come Goblin, il Dottor Destino e il Terribile Mago. Ancora una volta l'uomo ragno ha distrutto il potere di molti malviventi che hanno terrorizzato la nostra gente e la nostra città. All'uomo ragno spetta la gratitudine di noi tutti. E questo è ciò che ieri sera è accaduto nella città di New York. Io penso che l'uomo ragno sia solo un grande truffatore e agisca solo per denaro. Davvero pensi questo di lui? No, forse gli piacerebbe. Forse solo un poco. Attacco! Tempo! 15 secondi. È stato troppo facile. La prossima volta portami 8 campioni di karate. Ormai l'unico piacere che mi rimane è quello di combattere con l'uomo ragno. Sesto piano. Oh.
Ehi, lo sapevo che saresti venuto. Hai bisogno di denaro, vero? Certo. Vorrei avere un'occasione per farne. Ma ho anche bisogno di un indirizzo, insomma, un'indicazione. Sì, stai con me. Io ti aiuterò a fare denaro e a iniziare una nuova vita. Cosa ne pensi? È caduto nella trappola. È un lavoro di fotografo, grandioso, mi piace. Va bene, le edizioni Brand vogliono un servizio sul Putto d'Oro, che è esposto al Museo delle Arti. Tieni, prendi. Accidenti, è una delle migliori. Ehi, tu sei nuovo. Per quale giornale stai lavorando? Per l'Eco del Ragno. Queste foto dovrebbero essere decisamente straordinarie. Ehi, cosa stai facendo tu? Vieni giù! E insomma! Non vale a quell'uomo! Vieni giù! Avanti! Non vale così! Togliti su, di qui! Via, via da lì! Vai via, vattene! Non è possibile! Via! Giù! Ottimo lavoro, uomo ragno. Torna domani e farò in modo di avere per te un'altra assegnazione. D'accordo, ci sarò. Lui non sa ancora che lavora per me. Non sbaglio mai a scegliere le persone giuste, come l'uomo ragno. E spero che non lo scopra. Kimping è stato veramente furbo a mandare l'uomo ragno per questo servizio fotografico. Le foto indicano tutti i sistemi d'allarme. Veramente geniale. Stai attento, c'è un raggio proprio lì. Mi sembra sia stato facile prendere questa statua tutta d'oro. Una cortesia dell'uomo ragno. Stammi a sentire, Parker! Prima che ti licenzi e ti mandi fuori da qui, devi spiegarmi questo! E come ha fatto l'uomo ragno ad arrivare lì? Io questo proprio non lo so! Ma tu avresti dovuto saperlo. La notte scorsa l'uomo ragno ha permesso che rubassero al museo. È stato lui. E chi se no? Io pensavo che avesse fatto solo delle foto. E soltanto questo avrebbe dovuto fare. Stammi a sentire. Ho qui due biglietti per quel nuovo quiz televisivo, Bank Bonanza. Questa sera c'è in palio $1,000,000 in contanti e sicuramente succederà qualcosa. Tu devi essere lì, capito? E non voglio sentire scuse. Ehi, hey, sono piaciute le tue fotografie, ragazzo, ma io gli ho detto che non lavori più. E perché? Non ti pagavano abbastanza. E invece, senti, non ti piacerebbe portare $1,000,000 a Bank Bonanza passando sopra i tetti? $1,000,000? In contanti. E questa potrebbe essere l'occasione per una nuova brillante carriera nel mondo degli affari. Dammi retta. Vorrei saperne di più. Va bene, tu prendi e consegni. Chi può fermarti? E poi tu sei il mezzo più economico. Davvero? Stai camminando su una miniera d'oro, ragazzo. Prendi il denaro dopo che è stato prelevato dalla banca di Stato e lo porti subito negli studi. E per soli 15 minuti di lavoro, questo sarà il tuo compenso. Però... Ma te l'ho detto, no? Che ti farò diventare ricco. E il potere del denaro è così forte che lo prenderò di nuovo all'amo. Mancano solo 5 minuti. Bene, come mosche cadute nella tela. Uomo ragno! No! Ehi, hai sentito quello che ha detto? Torno subito! Se vuoi il denaro, vattelo a prendere. Sono Warren della Banca Nazionale. Il mio direttore, il signor Fosdick, l'aspetterà giù agli studi.
Accidenti, quella è Betty. Come farò a spiegarle perché Peter non si è fatto vedere? Salve. Ah, bene, eccoti. Ben arrivato, giusto in tempo. Dammi qua. Ehi, wow! Niente più bello di un milione di dollari. Io sono Fosdick. Avrò bisogno della sua firma. Oh, cosa? Ma come può essere? La valigia è piena di soldi falsi. Ehi, aspetti un attimo. Sono stato io a prendere quel denaro, no, personalmente. No, non dalla mia banca, ragazzo. Le dico di sì. Torna in arresto! È inutile, uomo ragno, che tenti di sfuggire. Ormai sei stato preso in trappola. Ti dichiaro in arresto per aver rubato un milione di dollari. Taglia quella ragnatela. Attento! Non farlo scappare! Ferma! Ferma! Non ho più alcun dubbio. Mi sono comportato come un bambino. Hunter mi ha ingannato. Ma perché? C'è solo un modo per scoprirlo. Il denaro possiede sempre qualcosa che ti attrae. Anche quando non ne hai bisogno, portalo via. Sei veramente astuto, Kingpin. Noi ce ne andiamo con il denaro mentre i ragazzi si prendono cura di quello stupido uomo ragno. Tu non hai capito proprio un bel niente. Io e l'uomo ragno siamo come il gatto col topo. Io posso divertirmi con lui e quando mi sono stancato posso eliminarlo. Perciò gli darò una possibilità su un milione per scappare. Ecco le fotografie. Quelle dell'uomo ragno che ruba il denaro? No, quelle che mostrano l'uomo ragno mentre ferma i veri ladri. Ferma la stampa, le abbiamo noi le fotografie che provano il furto dell'uomo ragno. È lui il ladro! Oh. Ehi, quel buon vento, ragazzo! Non pensi che ora che sono un fuorilegge tu possa usarmi più facilmente? Sicuro, ma certamente. Io credo di poterti ancora aiutare. La borsa dei diamanti. Un luogo ideale per creare confusione. Ascoltami, l'orologio Habsburg è proprio in cima al palazzo. Il nostro amico Tela di Ragno accidentalmente farà scattare l'allarme. Ci sarà panico, molta confusione e i diamanti saranno nostri. Anche tu naturalmente avrai un compito. L'orologio Habsburg non funziona, puoi farlo riparare? Sì signore, posso farlo. E per quanto riguarda l'uomo ragno, è abbastanza sotto pressione. E cadrà. Qui troverai le istruzioni per riparare l'orologio Habsburg. Ha solamente bisogno di alcune piccole riparazioni. Riparare un orologio? Beh, cosa c'è di strano? Non funziona. E poi sarà pagato molto bene. Guarda, la più grande collezione privata di diamanti esistente al mondo. Perciò sono contento che sia messa all'asta. Sono qui, ora vi aggiusto gli ingranaggi. Ma tu non parlerai, eh? Vero? Dobbiamo aspettare che parta l'allarme. La folla si spaventerà e i diamanti saranno nostri. Rileggiamo bene le istruzioni. E ricordarsi di controllare bene il pezzo prima di inserirlo.
Mi sembra di riconoscere quella macchina. E quello è lo stesso uomo che ha rubato i soldi alla banca. È proprio quello che stavo aspettando. Qui va bene. Siamo abbastanza vicini. Scendi. Oh. Ehi, ma questo non era previsto. Si sta muovendo. Stai fermo. L'allarme. Le vibrazioni lo faranno scattare. Aiuto! Aiuto! Devo riuscire a liberarmi. Era tutto congegnato per rubare i diamanti. Ma questa volta sono pronto anch'io. Kingpin. Adesso capisco. Bene, finalmente siamo alla soluzione. Avete qualcosa da dire contro gli orologi da polso? Ah, siete arrivati. Al Hunter è l'unico legame tra me e l'uomo ragno. Prendetelo. Cosa? No! Secondo te, caro amico Al, quale carriera dovrei seguire per avere successo? L'uomo ragno. Prendiamolo! Dovresti essere solamente un supereroe, ti prego. C'è bisogno di molta esperienza? Ragazzi, fatevi una bella doccia. Li ho presi finalmente. E tu, Hunter, ne avrai di tempo. Tutto il tempo necessario per decidere cosa vorrai fare da grande. Aspettami, Kingpin. Sto arrivando. Bene, Kung Fu per tutti. Ti prenderemo in un attimo, uomo ragno. Non hai speranza. Molto bene. Aspettate un attimo che arrivo. D'accordo, ragazzi, d'accordo, ma datemi tempo. Ora quello che ho sempre sognato, a noi due. Perché non lavori per me, uomo ragno, due volte alla settimana come un onesto istruttore? No, lavorare in prigione non mi piace per niente. Oh.
esci di questo letto con zanzariera, ma non sperare di averlo per sempre. Liberami da qui o te la farò pagare! Una prova della nostra stima per il recupero del denaro rubato. E dal museo la nostra gratitudine per il ritorno del nostro putto d'oro. Dai ragazzi della borsa dei diamanti. Diamanti? No, il conto per la riparazione dell'orologio che tu hai rotto. Facciamo metà, eh? Beh, considerate le circostanze, ok. In questo momento avete reso felice una meravigliosa signora. Sarà veramente entusiasta. Grazie, Peter, e anche al caro signor Kimping, chiunque egli sia.